volto umano dell'intelligenza artificiale e il buonsenso. Sì, queste sono parole chiave che sono emerse oggi, oltre che altre parole importantissime come appunto il software che sta definendo la realtà, che è un altro concetto che Padre Benanti ha dato con un livello qualitativo incredibile, perché abbiamo avuto ospiti veramente importanti, Massimo Chiriatti, Federico Cabizza, Luana Lupiccolo, Padre Benanti, possono veramente dare un valore aggiunto a noi avvocati, dobbiamo ascoltarli con grande attenzione. Quello che oggi hanno detto, e ritorna alla responsabilità, il fatto che all'interno dell'algoritmo devono essere già fissate delle regole, sono punti importanti. Quindi oggi è stata una giornata davvero significativa. L'intelligenza artificiale è l'innovazione che sta cambiando la relazione tra le persone e, come ci insegna l'Europa con l'AI Act, è anche in grado di minacciare e cambiare quelli che sono i diritti delle persone. Ecco che allora troviamo una nuova e rinnovata vocazione nell'Ordine degli Avvocati, che è quella di tutelare in una maniera sempre più efficace e produttiva quelli che sono i diritti dei cittadini europei e dei cittadini italiani. Come saremo in grado di sviluppare strumenti adeguati per gestire, addomesticare e rendere potabile questa forma di innovazione è il tema di questo nostro incontro, è il tema anche di questo lavoro che sta andando avanti con l'Ordine, che è in prima linea per vivere fino in fondo quella missione, che è la missione del rispetto del diritto e della tutela della persona. Queste occasioni sono molto importanti perché permettono a persone provenienti da, diciamo, contesti diversi, ambiti disciplinari diversi, di confrontarsi, di parlarsi, di ascoltarsi e di confrontarsi su dei temi che hanno un impatto su tutti. L'intelligenza artificiale io l'ho definita informatica avanzata, di fatto caratterizza moltissimi strumenti, non soltanto quelli che appunto vengono commercializzati e etichettati in quella maniera, e sono strumenti sempre più pervasivi, sempre più ubiqui, che i professionisti di oggi e evidentemente quelli di domani useranno per scopi anche che adesso facciamo fatica a immaginare, evidentemente a supporto delle proprie professioni, proprio perché si tratta di sistemi che influenzeranno le pratiche lavorative di domani. È importante che chi lavora parli con chi progetta e che questi sistemi siano effettivamente allineati rispetto alle aspettative, ma anche ai bisogni di chi in qualche modo li utilizza per avere un supporto, un aiuto. Quindi queste occasioni sono utilissime anche per creare una consapevolezza diffusa, una sensibilità verso certi temi e anche una cultura del dato e del supporto computazionale di cui abbiamo bisogno per prendere decisioni importanti ora e nel futuro. Il rischio che si corre sempre quando si parla di etica nell'intelligenza artificiale è che si parli di qualcosa di estremamente astratto, un po' del sesso degli angeli, no? Che si finisce solo per filosofeggiare. In realtà, quando io penso a un approccio etico all'intelligenza artificiale, penso a qualcosa di molto concreto, cioè degli step concreti da porre in essere in maniera tale che lo sviluppo tecnologico possa servirci piuttosto che diventare un tiranno dannoso. Partono sicuramente da una gestione responsabile dei dati e delle asimmetrie dei dati, delle asimmetrie delle informazioni, perché comunque i dati sono the secret sauce, la salsa segreta, no? Dell'intelligenza artificiale, si basa appunto su quello. Quindi è fondamentale promuovere trasparenza, è fondamentale prioritizzare la privacy dei users, è fondamentale anche porre in essere delle azioni che vadano a contenere i bias contenuti che vanno insomma ad esasperare le discriminazioni e le ingiustizie contenute appunto nei dati storici che vengono utilizzati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. In secondo luogo il avere comunque dei principi etici ma anche delle guide regolatorie che siano ben bilanciate e chiare.